Ciao a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo Q&A. Oggi appuntamento settimanale, visto che mi avete lasciato abbastanza domande sotto lo scorso Q&A, per cui vi chiedo in anticipo scusa se non le leggerò tutte, ragazzi, ma sono abbastanza. In ogni caso potrete lasciare nuove domande qui sotto per il prossimo Q&A. Per cui andiamo ad iniziare. TheWolfDenton20 mi chiede: preferiresti visitare il passato e conoscere i tuoi vecchi antenati o andare molto avanti nel futuro e conoscere i tuoi successori? Questa qui è una domanda veramente molto interessante. Fra le due cose penso proprio che sceglierei di andare nel passato e conoscere i miei antenati. Sarà che io magari sono comunque un po' affascinata dalla storia, no? Quindi da quello che effettivamente siamo stati, eccetera eccetera. Quindi non credo mi interesserebbe tanto andare nel futuro per conoscere chi verrà dopo. Mi interesserebbe molto di più sicuramente conoscere le persone dalle quali discendo. Grayson mi chiede: verrai ancora in Italia? Se sì, quando? E pensi che riuscirei a incontrare qualcuno di noi? Magari vederci da qualche parte tutti insieme, giusto per fare qualche chiacchiera, qualche foto. Ebbene ragazzi, questa comunque è una cosa di cui parlerò credo in un video specifico. Vi avevo già annunciato durante una live che appunto tornerò in Italia, ragazzi, esattamente la settimana prossima, il 17. Però purtroppo ragazzi non posso dirvi incontriamoci da qualche parte eccetera, perché una volta arrivata con l'aereo devo comunque prendere l'autobus, quindi diciamo ho degli orari da rispettare, quindi non è che ho molto tempo per magari andare da qualche parte eccetera, anzi non ne ho per niente, per cui mi dispiace veramente tantissimo ragazzi. Io vi posso promettere che non appena sarà possibile, magari io e Rodrigo torneremo a stare in Italia eccetera, vi posso promettere, assicurare che comunque un raduno da qualche parte lo organizzeremo. Sempre Crazen mi ha fatto una seconda domanda e mi chiede: quale attore comico ti piace tra quelli ancora vivi, sia italiani che esteri? Io adoro Tim Allen e Jim Belushi tra i tanti, un bacione, sei mitica, grazie mille. Vi posso dire ragazzi che attori comici italiani sicuramente Aldo Giovanni e Giacomo, che penso siano gli unici comici italiani che mai mi abbiano fatto ridere sul serio, perché se no gli altri non li trovo così divertenti. Per quanto riguarda quelli esteri, posso nominarti Jim Belushi, perché ho sicuramente adorato La vita secondo Jim, che è ovviamente la sua serie televisiva, quindi veramente lo trovo molto molto divertente. Sniper Wolf mi chiede: domanda fatta per pura curiosità, nella tua adolescenza quante volte per via della crescita hai cambiato il tuo modo di pensare, di vivere e di vedere la realtà? Le tue esperienze di vita hanno contribuito in questo cambiamento? Grazie Joke, sempre fantastica, grazie di cuore. Effettivamente ragazzi, io penso che comunque chiunque durante la propria vita cambi, magari non totalmente, però qualche volta, a meno che proprio non ci siano degli eventi che stravolgono completamente la tua personalità. Però specialmente durante l'adolescenza ragazzi, magari si possono vivere cambiamenti sul modo appunto di vedere le cose, di vedere il mondo, di vedere la vita eccetera eccetera. Per cui penso che appunto il periodo in cui magari sono avvenuti un po' più di cambiamenti sono stati sicuramente quelli dell'adolescenza. Anche se appunto devo dire la verità, non ho vissuto l'adolescenza in maniera tragica, assolutamente no. Comunque se ci sono stati dei cambiamenti sono stati veramente molto graduali. Ci sono stati sicuramente degli eventi che magari appunto mi hanno spinta a vedere le cose in un modo un pochino più negativo, perché come magari qualche volta vi ho detto ragazzi, io sono una persona abbastanza pessimista di solito, e se lo sono adesso è sicuramente perché nella mia vita ci sono stati dei momenti in cui magari ho vissuto quelle cose in un certo modo, e quindi quelle cose ovviamente hanno portato la mia personalità ad essere quella che adesso. Penso che comunque succeda nella vita di chiunque. Vice Divo mi chiede: mai fatto dei sogni strani o assurdi dopo la visione di un film in particolare, un videogioco o quant'altro, che poi al risveglio te lo sei ricordata? Una cosa ragazzi che mi è rimasta estremamente impressa, che mi ricordo tuttora, però comunque non mi è successo dopo aver giocato a qualcosa, dopo aver visto un film, assolutamente no. Cioè l'ho sognato e basta, così una notte ragazzi mi è capitato di sognare di essere, quindi io personalmente sapevo di essere, proprio ero convinta, sapevo al 100% di essere Ezio Auditore, e il bello è che c'avevo ragazzi un costume tipo Batman, cioè praticamente era il costume di Batman però adattato all'Assassin's Creed, ed io ero Ezio Auditore con questo costume qua, e quindi andavo in giro insomma arrampicandomi sui palazzi, sulle robe, e mi
sentivo potentissima, ragazzi, cioè era una sensazione bellissima, ve lo posso assicurare. Che sogni faccio. Irene Pausignana mi dice: ciao Joke, prima di tutto volevo dirti che sei una grande e ti stimo molto, grazie davvero. Poi una mia curiosità: ti piace di più perderti nel racconto, nella storia di un libro, oppure immergerti nella trama di un film? Ti seguo ormai da tanto e penso che sei una ragazza veramente in gamba, umile e vera. Ti auguro tante cose belle perché te lo meriti. Ciao Joke, grazie davvero di cuore Irene. Per quanto riguarda la domanda, ragazzi, leggere mi piace, però non lo inserisco fra i miei hobby attuali, perché effettivamente se devo scegliere fra guardare un film e leggere un libro, specialmente se non sono sola, quindi magari metti caso che ne so, sono insieme a qualcun altro, sicuramente scelgo di guardare un film, quindi fra le due direi che preferisco immergermi nella trama di un film. Longfire007 mi chiede: mai subito atti di bullismo? Che ne pensi? Allora ragazzi, su questa questione del bullismo penso che prima o poi ci farò un video dedicato. Vi rispondo brevemente che sì, ho subito atti di bullismo, sicuramente in quel video ne parlerò. Non bullismo fisico, quanto bullismo psicologico, che credo sia anche peggiore, durante gli anni della scuola ovviamente. Però appunto ragazzi, vi rimando poi al video in cui magari ne parlerò. Andrea Piffo mi chiede: quale scuola avresti scelto se non avessi fatto il liceo linguistico? Io ragazzi, durante gli anni della mia adolescenza pensavo, probabilmente ero abbastanza portata per la matematica e le materie scientifiche, quindi penso che avrei scelto lo scientifico. Francesca Cambio mi ha chiesto: ti è mai capitato di assistere a fenomeni paranormali? Ebbene ragazzi, posso dirvi fortunatamente no, non ho mai assistito a nulla di strano, a nulla di inspiegabile, niente di, insomma, pauroso, niente che mi abbia mai spaventata. Spero comunque di non assistervi mai, ragazzi, perché per quanto adesso magari guardo film horror e gioco a giochi horror, vivere certe cose sinceramente secondo me deve essere un po' più traumatico, per cui spero di non viverle mai. Antonio Di Bala dice: adesso te ne do due brevi di domande. Qual è il tuo sport preferito? Effettivamente ragazzi, io non pratico sport, non ho mai praticato effettivamente uno sport, però fra quelli che esistono vi posso dire che mi piace moltissimo la pallavolo e mi sarebbe piaciuto tantissimo poterci giocare, però insomma la vita è andata così, amen. E poi mi piace l'equitazione, mi piacerebbe moltissimo praticare equitazione perché io adoro i cavalli. E la seconda: come fai ad essere così bravo? Oddio, non posso rispondere a questa domanda perché io non mi ritengo così brava, questo è un giudizio che dovete dare voi, insomma. Giuseppe Simmarano, l'ultima domanda di quest'oggi ragazzi, mi chiede: il tuo prossimo traguardo? Ebbene, ho raggiunto da pochissimo ragazzi il traguardo dei 5.000 iscritti, se parliamo ovviamente di traguardo su YouTube, quindi dei 5.000 iscritti. E il prossimo traguardo ragazzi, road to 10.000, è una cosa, penso, un obiettivo che ora come ora risulta essere davvero molto difficile da raggiungere, però io continuo a sperarci ragazzi, perché attualmente mi sto concentrando solo ed unicamente su YouTube e quindi sto riponendo tutte le mie forze, tutta la mia volontà, tutte le mie speranze in YouTube. Per cui ragazzi, le domande di oggi sono state queste, tranne qualcuna che non ho letto per questioni di tempistica. In ogni caso, come vi ho detto all'inizio video ragazzi, vi invito a lasciare nuove domande qua sotto per il prossimo Q&A. Vi ringrazio chiunque comunque si soffermi appunto a pormi dei quesiti. Per cui il video di oggi termina qui, vi ricordo che avete il 5% di sconto sull'acquisto di videogiochi sul sito di Digital24, trovate il sito in descrizione, come trovate in descrizione il link per le donazioni, il link di tutti i miei social. Mi raccomando ragazzi, seguitemi su Instagram. Nient'altro da aggiungere, grazie a tutti, un saluto, un bacione e a te e a tutti, ciurma la giochierina, ciao!